Il Lecce può piazzare l'allungo. Vincendo a Trapani, i giallorossi potrebbero portare ad 8 il margine di vantaggio sulla Virtus Entella, bloccata sullo 0-0 dalla Cremonese e raggiunta dal Carpi, vittorioso al fotofinish sul Lumezzane. Una chance importante per aggiungere tranquillità e consapevolezza in un gruppo che anche a Nocera ha testimoniato di aver raggiunto un buon grado di maturità. Dopo il 3-5-2 provato con buoni frutti al San Francesco d'Assisi, l'Erda dovrebbe tornare al 4-2-3-1, tema tattico con cui ha costruito il primato giallorosso. Davanti a Benassi dovrebbero giocare Banin, Diniz, Esposito e Legittimo, sempre in ballottaggio con Tomi. Con De Rosa e Memosciai a centrocampo, Giacomazzi potrebbe riassaporare il campo a gara in corso e Falco, Bogliasino e Chirico alle spalle di Foti. Al momento la miglior formazione possibile, con Geda e Pia che a breve torneranno abili e arruolabili. Foti, tra l'altro, ha la chance di allungare anche in campo personale. Guerra è rimasto a secco, così il bomber giallorosso potrebbe prendersi in solitaria la vetta della classifica marcatori. Di fronte il Trapani, che dalla sua parte avrà lo stimolo di tornare prepotentemente in zona playoff. I siciliani, tolta la gara d'esordio con il Carpi, hanno sempre vinto davanti al pubblico amico. Altro esame per il Lecce, che ormai ci sta prendendo gusto. L'Erda, statene certi, non ha certo paura di annoiarsi, anche a più 8.